Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Buon 2020 a tutti, questo è il primo video dell'anno ed è un unboxing del sito Fashion in Milano. Seconda collaborazione con questo sito, sono davvero contentissima di ricollaborare di nuovo con loro e adesso vi mostro cosa ho scelto per questa seconda collaborazione. Questo è il pacchettino che mi è arrivato davvero velocissimo, in 2 giorni lavorativi era qui tra le mie mani e voglio anche lasciarvi giù nell'info box un codice sconto del 50% valido solo per i miei iscritti e valido solo sul primo acquisto nel sito. Ovviamente è valido su tutto il catalogo. Il codice sconto è MissG50 per ottenere appunto il 50% di sconto. Adesso vi mostro finalmente cosa ho scelto dal sito. Ed eccomi qua. Allora, ho preso un bel po' di cosine, tolgo tutte dalla bustina. Ok, le sistemo per categoria e ritorno da voi. Il primo prodotto che ho scelto sul sito sono questi copriperla davvero molto piccolini, in argento 9,25 placati in oro giallo. All'interno della confezione sono presenti esattamente 6 coppette. Sono davvero molto carine e ben fatte, lucidissime. Adatte per perle da 4 mm ma anche da 3 mm, davvero molto molto carine. Dicevo, all'interno della confezione sono presenti 6 pezzi. Poi ho scelto un bel po' di catene dal sito. C'è anche la sezione delle catene in acciaio inossidabile. Vi mostro per prima queste catene qui. Allora, questa è la prima catena che ho scelto, davvero molto molto carina, in acciaio inossidabile ed è un modello ovale, misura 2,3 x 1,5 mm e viene venduta in spezzoni da 50 cm. Davvero molto bella e lucida, vedete? Ed ha questo effetto diamantato, davvero molto carina e fine ed elegante. Mi piace davvero tanto questo genere di catena. Poi ne ho presa anche un'altra con gli anellini un po' più grandi, ed è questa qui. Questa anche viene venduta sempre in spezzoni da 50 cm, ne ho presi due, quindi per un totale di 1 metro. È sempre una catena in acciaio inossidabile, c'è scritto sul sito che è modello Tiffany, con anellini da 4 mm. E anche questa è un po' più grande ovviamente rispetto all'altra, vedete questa è molto fine, questa è un po' più grande, al limite per dei ciondoli un po' più grandi e vistosi, sempre in acciaio inossidabile. Questa, come vi dicevo, ne ho presa appunto 1 metro. Aspettate, rimetto il tutto nella bustina. Poi ho preso questa catena qui, l'ho presa anche dorata, mi ispirava tanto questo genere di catena, che è stile graffetta, davvero molto molto carina, particolare, anche questa molto lucida ed è carinissima. Questa qui argento ne ho presa soltanto 50 cm, invece questa qui oro ne ho preso 1 metro. Davvero carina carina, sempre in acciaio chirurgico, misura 14 x 5 mm e viene venduta appunto in confezione da 50 cm. È carinissima. Poi tantissime influencer hanno questo genere di catena al collo e quindi mi ha incuriosito. L'ho presa 50 cm appunto argento e 1 metro di questa qui dorata, davvero molto molto bella ed è in acciaio chirurgico, adattissima sia per realizzare collane e anche bracciali, perché no. Poi ho scelto anche questa catena. Allora, questa qui ha questi rombetti, davvero molto molto carina, particolarissima. Questa catena è rodiata, questi rombi misurano 14 x 8 mm. Se ci fate caso, il gancetto questo qui centrale possiamo tranquillamente aprirlo e sfilare appunto un rombo e poterlo utilizzare come più ci piace, anche per un elemento per un orecchino, perché no? Possiamo davvero utilizzarla in tantissimi modi differenti, sia realizzare bracciali, anche collanine, oppure alternare questa catena ad elementi in tessitura. Davvero carinissima. Questa qui viene venduta in spezzoni da 45 cm e appunto ne ho preso uno spezzone.
Poi ho preso quest'altra catena, questa con il cuoricino, viene venduta in spezzoni da 50 centimetri. Questa catena qui è una catena dorata con sia dei cuori e sia dei cerchi. Un attimino che si è, eccola qua, sia dei cuori che dei cerchi. Se ci fate caso, c'è un lato che è appunto martellato e la parte retro che è liscia. Davvero molto molto carina questa catenina. E anche questa appunto ha il gancetto apribile, come appunto questa qui. Con i rombi possiamo appunto prendere anche questi elementi e creare altro, oppure creare dei bracciali o anche dei collane alternando con delle pandorelle o anche utilizzarla così. Davvero molto molto carina e lucida, vedete? Davvero molto luminosa. Aspettate che la rimetto all'interno della confezione. E come vi dicevo prima, viene venduta appunto a spezzoni da 50 centimetri. Poi ho preso queste due catene che sono appunto in alluminio. Vengono vendute anche queste in spezzoni da 50 centimetri. C'è questa qui, davvero molto bella, questa catena in alluminio con questi tondi zigrinati, davvero bellissimi, questo effetto diamantato. E questa qui misura 11,5 mm, ha la maglia aperta, ovviamente sono tutti anellini che possiamo tranquillamente aprire. È davvero molto carina ed è adatta anche per lavori, dice in mail. E poi l'ho presa anche dorata. Questa dorata è un po' più grande, l'anellino, infatti è da 15 mm ed è sempre dei tondi zigrinati dorati, effetto diamantato. Davvero molto molto bella e ovviamente tutte le catene in alluminio sono leggere e sono adatte anche a chi come me soffre di allergia. Queste qui in alluminio, davvero molto bella. Poi mi piace tantissimo questo suono, davvero rilassante. Come vi dicevo, questa qui dorata è da 15 mm. Invece questa qui argentata è da 11,5 mm. Insieme, volendo, si possono anche unire tra di loro. È bello l'abbinamento oro con argento. Ed infine ho preso questa bellissima catena, davvero spettacolare questa catena, l'adoro. Ne sono letteralmente innamorata. È fantastica, è una catena in acciaio inossidabile, modello, questo modello con le stelline da 5 mm e viene venduta in spezzoni da 50 centimetri. È spettacolare questa catena, questa anche come choker ma anche come orecchino, volendo prendendo appunto degli spezzoni uguali tipo così e poi agganciare una monachella, perché no. Davvero si può utilizzare in tantissimi modi differenti. Davvero bellissima questa catena. Cioè, me ne sono proprio innamorata. L'adoro follemente. Poi ho preso anche questi connettori in dama placcato oro giallo e hanno questo effetto satinato. Questi qui misurano 20 x 11 mm. Sono davvero molto carini, adatti sia come elemento per una collana, ma anche per realizzare degli orecchini, perché no, aggiungendo una monachella e sotto una goccia oppure una perla, una nappina. Sono davvero molto versatili. Qualcuno di questi elementi presenta anche queste sorte di bollicine sopra, non sono perfettamente lisci, però sinceramente non mi dispiace questo effetto un po', con queste bollicine, effetto un po' martellato. Sono davvero carinissimi, sono particolari. Come vi dicevo, all'interno della confezione ne escono esattamente 8 pezzi. Poi ho preso degli orecchini. Ed eccoli qua, vi mostro questi qui esagonali, sono davvero spettacolari, sono in argento 9,25, hanno un diametro di 20 mm e sono carinissimi, li adoro, sono molto lucidi, ovviamente la manifattura è italiana, di tutto quello che vedete appunto sono fatti spettacolari, si aprono in questo modo, vedete, si alza.
e poi si rinfila nuovamente all'interno in questo modo. Sono spettacolari questi orecchini. Poi ho preso questi altri orecchini. Questi qui sono in zama, forma tondi, forati e sono sempre pagati in oro giallo ed hanno questo effetto satinato. Sono davvero molto belli. Dietro c'è ovviamente la farfallina e sotto c'è questo anellino per poter appendere le nostre creazioni. Sono davvero bellissimi. Questo ovviamente è l'altro. Davvero molto belli. E poi ho preso questi qui, ed eccoli qua. Questi qui anche sono spettacolari, sono in zama lucido e irrodiati, misurano 16x12 mm e sono spettacolari, davvero molto belli. Mi ci vedo anch'io all'interno. Ciao a tutte! Davvero belli. Poi ovviamente qui c'è l'impronta, un attimino che li pulisco così vi mostro senza impronta che effetto fa. Ed eccoli qua, davvero belli, molto belli e lucidi. E dietro ovviamente c'è sempre l'anellina per poter appendere le nostre creazioni e poi la farfallina. Sono davvero degli orecchini davvero bellissimi. Poi ho preso anche queste due chiusure a serpentine, davvero molto carine e particolari. Queste qui sono in argento, all'interno della confezione sono presenti appunto due chiusure, un attimino che, eccola qua, la prima e la seconda chiusura con ogni chiusura con due anellini. Queste qui misurano esattamente 15x10 mm e sono in argento 9,25. Poi l'ho presa anche dorata. Questa chiusura etnica a serpentina, davvero molto carina, è più grande rispetto a questa qui in argento, vedete la differenza, ed è spettacolare, davvero molto bella, sempre in argento 9,25, placato in oro giallo, molto bella e lucida e luminosa. Aspettate che le rimetto all'interno delle bustine. Poi ho preso, vi mostro queste e poi alla fine vi mostro anche le pietre. Allora, ho preso queste due basi per orecchini ovali lunghi diamantati. Questi li avevo preso anche l'altra volta, mi sono talmente piaciuti che li ho ripresi nuovamente. Davvero spettacolari, hanno questo effetto diamantato, misurano 26x8 mm e sono sempre in argento 9,25 sterling. Ovviamente tutto quello che vedete è manifattura italiana, davvero bellissimi. Poi ho preso nella sezione dei charms e dei ciondoli questi qui. Il primo è questo splendido triangolino, ed eccolo qua, è spettacolare. È questo charms a forma di triangolino, misura 10x8 mm, ha questi zirconcini bianchi che, aspettate che la telecamera fa fatica a riprenderlo, talmente che è luccicoso, davvero molto carino. È argento 925, placato in oro giallo ed è spettacolare. Lo adoro, molto elegante, fine, graziosissimo. Questo è il retro e questo è appunto è il davanti. Ve lo avvicino un pochino ed eccolo qui, davvero molto carino e luminoso. Poi ho preso anche questo connettore con la stellina, sempre in argento 9,25, questo qui è rodiato, aspettate che mette a fuoco, misura 17x12 mm, ha sempre questi zirconcini bianchi ed è carinissimo. Questa stellina appunto ha i due anellini, davvero molto molto carina. E poi ho preso anche questi due fiocchi di neve. Ed eccoli qua, ve ne mostro uno alla volta. Questo qui è appunto il fiocco di neve, questo qui anche fa difficoltà a metterlo a fuoco, talmente che sbiluccica, sempre zirconcini bianchi, in argento 925, rodiato, davvero spettacolare. Questo è il retro.
sono davvero ben fatti. E poi ho preso anche questo qui, sempre in argento 925, però placcato in oro giallo, davvero spettacolare. Questi fiocchi di neve, davvero bellissimi. Li adoro. Sono un scintillio unico. Ed infine ho preso l'onice, sia sfaccettata e sia liscia. Vi mostro questa sfaccettata che è davvero spettacolare. Questo filo in onice nera da 4 mm, come dicevo prima, è sfaccettata e il filo misura esattamente 39 centimetri. È davvero spettacolare, vedete quanto è luminosa, davvero molto bella. Io l'adoro l'onice, è una delle mie prete preferite. E poi ho preso anche l'onice liscio, ed eccola qua, sempre da 4 mm. Sul sito vengono vendute in sacchetti da 12 pietre, io ne ho prese esattamente 48 pietre da 4 mm. Sono davvero molto belle. Potete scegliere anche, ovviamente, a parte la quantità, anche la dimensione. Ci sono sia da un minimo di 3 mm a un massimo di 16 mm. Quindi potete tranquillamente decidere sia la quantità e sia la grandezza, appunto, delle pietre. Io adoro la misura da 4 mm, quindi le ho prese sia sfaccettate e sia lisce. Davvero spettacolari. Aspettate, le rimetto di nuovo all'interno delle bustine. Ed eccole qua, queste sono tutte le cosine che appunto ho scelto dal sito Fashion in Milano. Sono davvero tante tante cosine, aspettate che torno indietro, ecco qua, sono davvero tantissime cosine interessanti. Vi consiglio di spulciare il sito e andare a curiosare sia le catene in acciaio inossidabile e sia i charms, la sezione delle pietre, c'è cioè davvero tantissime cosine interessanti. Vi ricordo che nell'info box c'è appunto il codice sconto se volete fare acquisti. Io come sempre vi saluto, un bacione, ringrazio nuovamente il sito per avermi scelto appunto per la collaborazione. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao!